Ritrovo da Pescara Paolo Renzetti, che saluto in compagnia, buon pomeriggio, al presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. Buon pomeriggio, presidente, buon pomeriggio, Paolo. Io ne approfitto subito, mi perdonerete, perché prima del collegamento c'è stato il servizio che riguardava Federalberghi, chiaramente un settore magari differente, quello del turismo, però la questione mini bond, presidente, è la prima che le chiedo, la possibilità, visto che voi avete a che fare con tantissime imprese, delle linee di credito alternative, ecco, un suo pensiero su questa modalità. Le linee di credito alternativo, una domanda molto vaga. Il sistema bancario, per quanto riguarda la mia esperienza, non più giovanissimo io, è che quando sei con la banca sei tu e la banca. Per cui io credo che tutto il sistema produttivo italiano gli vada dato lavoro. Dobbiamo avere la possibilità tutti di tornare a produrre. Lo Stato, se ha soldi da spendere, ce lo dia per produrre, perché tutti questi accordi che sentiamo per le banche, a mio personale giudizio, lascia il tempo che trova, perché le difficoltà di chi ha bisogno non troverà aperta porta aperta nelle banche. Questa è la mia esperienza. Ok, fatta questa premessa un po' particolare, sono entrato, mi perdonerai Paolo, a gamba tesa, ovviamente linea a te. Sì, grazie Jacopo, grazie. Ringrazio ovviamente anch'io il Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, il Dottor Gennaro Strever. Presidente, allora parliamo di quello che è stato fino a qualche giorno fa questi 2 mesi di emergenza sanitaria che hanno messo a dura prova il sistema imprenditoriale della nostra regione. È così? Bene ha fatto il nostro governo a dare delle indicazioni per prevenire il contagio e gli italiani hanno dimostrato, a mio avviso, un grande senso di responsabilità perché ci siamo attenuti un po' tutti al rispetto di quello che ci è stato imposto. Però, di conseguenza, abbiamo messo a serio rischio l'economia del paese. Oggi bisogna pensare, visto che abbiamo fatto un passo da gigante nella salvaguardia della vita umana, oggi nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza che speriamo che vengano chiarite anche in maniera migliore perché parlano in troppi per dire quali sono i sistemi da applicare, speriamo che si faccia chiarezza inequivocabile. Per quello che sono le prevenzioni su tutti i settori, la cosa importante oggi è ricominciare a lavorare con intelligenza, ma lavorare tutti, perché solo producendo impoveriamo meno e c'è speranza di recuperare. Senza produrre e aspettiamo solo contributi, continuiamo a impoverirci ogni giorno di più. Presidente, prima di scendere un po', entrare anche un po' più nel concreto di quella che è la situazione generale nella nostra regione, io le chiedo quali sono gli strumenti, mantenendosi sempre ovviamente nel generale, senza scendere troppo diciamo nel particolare, quali sono gli strumenti messi in campo, quelli che metterà in campo la Camera di Commercio in questa seconda fase, partita la fase 2, insomma, che cosa farà l'ente camerale per far ripartire, per agevolare la ripartenza delle nostre aziende, delle nostre imprese. Noi come Camera di Commercio abbiamo fatto uno sforzo notevole, prelevando 5 milioni da un fondo di riserve che avevamo, lo stiamo mettendo a disposizione delle imprese del territorio, facendo dei bandi che usciranno, penso, la prossima settimana, dove daremo un contributo a fondo perduto sul conto interessi. Chi ha la fortuna di accedere in banca per avere il prestito per il coronavirus, con
Covid-19, con una semplice domandina alla Camera di Commercio può avere fino a un prestito di 25.000 euro il risarcimento, chiamiamolo in questi termini, degli interessi per un ammontare, se non vado errato, fino a 3.000 euro, il 100% fino a 25.000 euro e scende al 50% per i finanziamenti fino a 100.000 euro. Presidente, prima di coinvolgere nuovamente anche da studio il collega Jacopo Forcella, prima abbiamo ascoltato il servizio precedente, si parlava di turismo, diciamo che il settore turistico è quello tra i più colpiti da questa pandemia, si parla di turismo e di stagione estiva che ormai alle porte, che sarà caratterizzata da un'assenza totale di turismo dall'estero. Camera di Commercio che lavora molto con l'estero, non solo per quanto concerne il turismo, questo che cosa significa in soldoni? Allora, con grande dispiacere devo dire che il settore del turismo sicuramente è il settore più colpito da questa crisi, più colpito, e quest'anno la Camera di Commercio penso che possa fare ben poco, perché il turista straniero difficilmente viene in Italia, è inutile che ci prendiamo in giro e ci facciamo. Un invito che faccio alla Regione è di fare chiarezza immediata per quanto riguarda i balneatori, che chiarisca definitivamente quali sono i requisiti per aprire un lido balneare, quali sono le distanze da rispettare, affinché questa gente che vivono con quel tipo di attività si possano attrezzare e recuperare per quanto possibile la stagione balneare con un turismo certamente non estero, perché non credo che arrivano, però almeno col turismo locale o quantomeno italiano. Jacopo. Sì, io volevo chiedere al Presidente Strever se anche in relazione a quello che abbiamo sentito, alle sue parole di poco fa, è più o meno si trova in linea con quello che è stato lo scadenzario, con il calendario delle riaperture del Governo, ma poi abbiamo visto che regionalmente si sono fatte anche delle diversificazioni per conformazioni territoriali, per mille motivi. Ecco, in relazione a quei tempi che lei diceva prima, non bisogna aspettare soldi a fondo perduto, perché poi contributi, perché poi si rischia veramente di farsi ancora più male, è d'accordo con lo scadenzario governo-regione? Con la riapertura, diciamo, con le date di riaperture, per me dovrebbero riaprire tutti domani. Per cui con intelligenza sì, ma riaprire prima possibile. In questo ringrazio il governo regionale che ha anticipato un pochino qualcosa nei confronti delle direttive nazionali, ma se acceleriamo ancora diamo una boccata d'ossigeno alla nostra economia. Agli imprenditori, ai colleghi chiedo abbiate rispetto, perché è nell'interesse di tutto. Ecco, però c'è sempre la questione relativa all'eventuale contagio, perché poi in fondo molte delle polemiche prima del lockdown sono derivate proprio da questo, cioè dalla volontà di rimanere comunque aperti, e che spesso questa cosa qui ha permesso al virus di circolare per altri giorni e creare ancora più contagi. Ha ragione, ma io credo di aver detto sin dall'inizio che ha fatto bene il governo a fare quello che ha fatto, perché ci ha permesso comunque di abbassare fino a livelli che io sono soddisfatto di come sta abbassando le percentuali di contagio. Oggi però all'inizio non conoscevamo questo mostro, adesso non lo vediamo, ma comunque abbiamo imparato a conoscerlo e a capire anche come proteggersi da questo mostro. Per cui l'imprenditore ha il dovere morale di, a qualunque dipendente o collaboratore che sia, di metterlo nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Giustamente però anche il lavoratore non è che deve stare in sicurezza solo le ore che sta a lavorare, deve fare attenzione da buon cittadino, quale sono convinto che gli italiani saranno, anche dopo la fine del lavoro, di non commettere quelle adunanze che una volta facevamo tutti liberamente. Bisogna che impariamo a convivere
con questo virus, che secondo me il terrore andar bene passerà l'estate 2021. Non è che adesso passa tra un mese, perché chi si illude che tra un mese non abbiamo più paura si sbaglia. Noi dobbiamo imparare a conviverci e a gestirlo, questa sicurezza, almeno fino all'estate 2021. Presidente, le chiedo se chiaramente noi ci auguriamo che la paura termini magari un po' prima, magari con l'aiuto anche di un vaccino, però che tipo di tessuto imprenditoriale si aspetta di ritrovare una volta che saremo tornati più o meno alla normalità? Cambiato e se sì come? Allora, io mi auguro che ci siamo ancora tutti quelli che c'erano prima della pandemia. E avremo sicuramente più rispetto per la vita umana, perché questa ci è stata lezione di vita, che ci siamo trovati, abbiamo assistito a delle scene di totale impotenza dell'essere umano, per cui ci porterà probabilmente a rispettare più la vita. Presidente, l'ultimissima, da parte mia c'è tutto il settore relativo alla ricostruzione, peraltro sicuramente saprà nei giorni scorsi la decisione del prefetto dell'Aquila, che insomma c'è stato questa specie di scontro istituzionale tra il prefetto e il sindaco dell'Aquila. Ecco, sui protocolli di sicurezza, sui cantieri che ripartono, qual è, come ha vissuto questa vicenda in particolare e in generale che opinione si è fatta? Tutto ciò deriva dalla poca chiarezza delle disposizioni governative. A mio avviso non è possibile che si faccia una legge di governo, un DPCM, che poi lascia libero arbitrio al Presidente della Regione, al Comune. Se facessimo delle direttive più certe, probabilmente ci sarebbero meno errori. Il Sindaco dell'Aquila, un galantuomo, probabilmente nella sua buona fede voleva difendere i suoi cittadini al migliore dei modi. Probabilmente, secondo l'interpretazione del prefetto, altra persona squisita, che devo notare che ha riscontrato qualche anomalia, ma è frutto delle nostre leggi, che spesso non si sanno come applicarle. Paolo. Chiudiamo qui dalla sede della Camera di Commercio di Pescara. Un'ultima domanda, Presidente. Lei prima diceva l'auspicio di ritrovare tra un anno o anche prima, a pandemia finita, quando ci sarà un vaccino, tutte le imprese, tutte quelle aziende che c'erano fino a qualche settimana fa. Però molte aziende rischiano di non avere la capacità per poter ripartire, molte aziende rischiano la chiusura, alcune non riapriranno. Lei cosa si sente di dire su questo? Io di fronte a questa domanda sono abbastanza impotente, mi auguro che ce la facciano tutti.